Siamo qui a Pachamama. Ciao a tutti. Siamo di nuovo con il nostro Daniele, Daniele Poddighe, il super Daniele Poddighe. E quindi ci farà un altro giretto per capire che cosa è cambiato nel frattempo. Andiamo un po' in Allora, giro nel con Dani. frattempo abbiamo due nuovi residenti, Mauro e Paola, quindi nuove piante, nuove attività che si spostano qui da noi. Abbiamo riempito la piscina, costruito il filtro per filtrare l'acqua. Avviciniamoci al filtro, spiegaci come l'hai fatto. Beh, è abbastanza semplice come funzionamento. Devi pescare l'acqua dal fondo e poi mandarla a un sistema filtrante che io ho costruito con 8 secchi di vernice nuovi. Ho fatto i fori per la raccorderia. L'acqua entra da sopra e passa attraverso uno strato filtrante di zeolite. Più uno strato di carboni attivi sul fondo, viene pescata dal fondo e rimandata in piscina da ogni secchio. Quindi questi sono tutti in parallelo perché bisogna arrivare alla capacità di portata della pompa, quindi servivano più di un filtro. In questo caso ne ho messo 8 che ci stanno giusto giusto sul lato e danno anche un effetto scenico. Quindi ricapitolando, zeolite e carbone attivo. Esatto. Fantastico. Andiamo Zeolite e avanti, carbone dai. attivo è per la disinfezione dell'acqua ossigenata. Grande. Poi qui abbiamo piantato come spalla della piscina c'è la luffa che è la zucca Ah, spugna sì. e i fagioli lablab che fanno un bel cespuglietto e si possono cucinare in un paio di modi. Wow. Poi qui c'è la zona piante. Per i bambini che crescono nei vasi. Ciao. Allora, qui abbiamo del carbone che abbiamo cippato con le nostre macchine. Questo ci serve. È carbone. Questo serve per. Lo mischiamo al 10% nei terricci perché aggiunge tutte quelle proprietà sia di nutrienti che scambio ionico, trattiene l'acqua e migliora la qualità del terreno. Qui abbiamo cippato un po' di aghi di pino per fare il pellet per l'inverno. Poi vi faccio vedere il macchinario che abbiamo. Queste Qua ci stupende sono piante. tutti i frutti del drago. Adesso stiamo mettendo un casino di piante di frutto del Con drago, anche sia il per fico cibo che per d'India. sostenimento economico. C'è anche fico Per d'India, lì fare ci gli sono diversi innesti o tipi. proprio per No, lasciarlo così? quelli li ho portati apposta perché c'è la varietà che uso per fare i liquori, che è quello che avete bevuto Sì. prima. Poi c'è quell'altra che fa un fiore molto bello giallo e rosso, però non so se il fico d'India lì è commestibile, cioè perlomeno i frutti ho visto che non maturano quasi mai. Poi c'è quest'altro qua con le spine più grosse che sa di. Questo sa di gelso. Quindi ci sono diverse varietà anche di fico d'India. Poi qua ci sono le piante di Paola. Qui ci sono piante di Mauro. Adesso dobbiamo finire di organizzarlo perché sono arrivate da poco due persone. Ognuno ha portato cassette e cassette di piante. Ci vorrà tempo per sistemare un po' le cose. Poi qua c'è la food forest che c'era anche prima Sì, nel però è video. diventata molto più bella. Adesso era forse che cos'era Era in giovane, autunno, giovane, sì, sì. no, Sì, sarà non stato l'autunno c'erano le scorso. foglie, magari. Adesso ho fatto c'è l'avocado, la maracuja brasiliana, questa è una guava. C'hanno già i frutti queste, stanno iniziando a gonfiare i frutti della guava. Wow. Guarda qua, questa è più grandetta. Bellezza. Poi ci sono, vabbè, qui c'è un sacco di aromatiche, c'è la moringa, occhio al gambo, con questo c'è la Sì, radice troppo alta, c'è grazie. la moringa oleifera che ha ripreso, anche questa sa di rucola, ha un leggero sentore di rucola, volete assaggiare? Saggio. Guardate qui che bella. Moringa oleifera è un casino di nutrienti, questa è una specie di superfood. Buona. Ne abbiamo piantato anche di più, di là ne sono cresciute altre 4-5 piantine, vediamo di piantarne parecchie. Come si chiama questa? Io la vedo dappertutto in Questo è Sardegna. il fico degli ottentotti, che fa un frutto anche commestibile. Sì, Anche un bellissimo fiore. l'hanno piantata in maniera estensiva nelle spiagge. Qui ci sono altri frutti del Quindi drago. è piantata. Sì, l'hanno importata, è diventata anche parecchio infestante. Qui ci hanno Cavolo. regalato una bicondra, se non sbaglio, non ricordo come si chiama. Ha provato a fiorire ma non ha tenuto frutti. Questa è la monstera deliziosa, che siamo riusciti l'anno scorso a mangiarne qualcuno. Ah, si Micidiale. mangiano.
C'è un frutto che sa di banana, ananas con aroma di vaniglia, è uno dei frutti più buoni del mondo. Non ci credo. Ci mette un anno a maturare e matura 2 cm al giorno. Quindi... Accidenti. Se lo mangi nel periodo sbagliato è tossico. Quindi... Qui abbiamo un po' di avocado, castagne, insomma qui c'è tutto l'avviamento per alberi e piante da frutto, tra cui anche altri frutti del drago. Qua ci sono 22 varietà. Golden wow. Dragon, Alley Comet, insomma ne ho raccolto parecchie in giro per il mondo. E... Adesso ci prepariamo il terreno per metterle tutte a frutto, così avremo frutta, manetta. Per... Raccontaci un pochino com'è il frutto. Il frutto è, si chiama frutto del drago perché fa una specie di pala di fuoco, dove si assomiglia a una specie di pala di fuoco, è quello classico, l'undatus, ha la buccia rossa, all'interno è bianco a puntini neri che sono i semi. La consistenza è più o meno quella del kiwi, con, i semi sono commestibili, non come il fico d'India che sono duri, sono leggermente, cioè, croccanti. Ed è grande, mi dicevi? Il frutto arriva, a seconda delle varietà, va dai 300 grammi a 1,7 kg per il vietnamita gigante. Wow. Quindi è una risorsa alimentare eccezionale. Poi il sapore è buonissimo, poi dipende anche dalla varietà, alcuni sono più fruttati, alcuni sono più dolci. Come sapore che sono l'undatus classico, è più o meno come il kiwi, però senza l'acido. Possiamo fare il bagno? Sì, diventa vostra madre però prima. Poi qui c'è altro avocado, un'altra guava lì in fondo, ci sono le aloe, poi un sacco di... Dani, raccontaci quindi qual è l'intenzione, è di diventare autosufficienti dal punto di vista alimentare? Sì, sì, sì. È per questo che state creando tutto questo? Cioè, c'è l'autosufficienza completa, alimentare, energetica, cioè tutto, cioè qualsiasi. E in quanto tempo, secondo voi, sarete completamente a regime? Allora, non abbiamo delle stime precise, però già quest'anno siamo riusciti a fare molto perché stiamo iniziando a montare, stiamo montando i pannelli, abbiamo piantato un sacco di roba, quindi già per l'inverno ci sono vari tipi di zucche che ci porteranno una buona parte di sostentamento. Abbiamo avviato la coltivazione di parecchie piante che già l'anno prossimo, tra 2 anni, inizieranno a portare dei frutti. Adesso sono arrivate nuove persone che aggiungeranno la manodopera necessaria per accelerare il processo. Abbiamo già preso tutti i macchinari per farci il pellet, quindi per l'inverno siamo a posto. Anche quest'anno eravamo a posto perché alla fine abbiamo passato bruciando i residui di potature nella stufa rocket e nelle pirolitiche, quindi non abbiamo avuto problemi, non abbiamo dovuto comprare legna fuori. Per i terricci, sempre con la cipatrice, occhio che ti graffi, sì, infatti, tutte le gambe. Infatti, già fatto? guarda che belle. Oh, siamo già a 7 minuti scherzando e ridendo, dai continuiamo il giro. Vabbè, poi in caso tagli. Sì. Continuiamo il giro. Qui sono per gli schiopsi che abbiamo piantato da poco. Meraviglia. Gatto, peperoncini, qui c'è la stevia che stiamo cercando di moltiplicare in tutti i modi, per ora l'unica talea che sono riuscito a fare radicata è questa. Ne ho provato una cinquantina ancora. Dobbiamo capire qual è la tecnica giusta per farla radicare, però 3 piante madri ce le abbiamo, così non siamo dipendenti dallo zucchero. Anche se ho preso i semi della canna da zucchero, della barbabietola da zucchero, quindi anche lì siamo a posto. Sì. Poi qui c'è un'altra guava, il banano che l'anno scorso ha prodotto 2 caschi. Wow. Le abbiamo mangiate fritte perché poi è arrivata una gelata che le ha bruciate prima della maturazione. Lì ci sono altre piante che ha portato Mauro, il forno in terracotta per le pizze che è da restaurare, però quando fino a qualche anno fa ha sfornato parecchie pizze. Qui c'è la zona esterna, adesso stanno facendo costellazioni. Faccio una cosa veloce. Qui stanno facendo un bellissimo corso sulle costellazioni familiari. Sì, adesso qui stanno costellando, lì abbiamo la yurta, e lì c'è la domotunda, esatto. La zona esterna estiva dove con cucina e coperto per poter mangiare fuori. Sì. Il tendone l'abbiamo rifatto quest'anno con meraviglia! Ma il genio della lampada, io lo immaginavo abbiamo mica così bello! Lampada, sì. Ma esprimi? Sì, 3 desideri. Perfetto, voglio altri 3 desideri. io lo posso esprimere? Vai. Ok. Sprega. L'ultimo è sempre quello, così puoi andare avanti alle fine. Chi è? Siamo tutti geni. Fatto. Ok, soffia dentro. Così va nell'etere e tornerà. Grazie infinite. Non si può dire. Vuoi fare anche tu, amore? Fatto con la lampada. Grazie. Allora, qui c'è una bella fila di letti che fa ombra. Qui c'è una che compost garden in funzione da diversi anni. Qua si butta l'umido al centro, ci sono i lombrichi.
che compostano e le piante vanno a tingere direttamente da lì. Sono galline felici o sono galline che poi vengono mangiate? No, non vengono mangiate, a meno che qualcuno non ci metta la zampetta, tipo Nio che ne ha strangolato una l'altra. Ah, yeah, sì. Vabbè, era già zoppa, è facile da prendere, quindi poverina. Purtroppo è stata... Però è tanto bellino il loro spazio. Sì, no, qui rimangono oltranza, poi non sono felici, fanno le uova tutti i giorni. E... Grande. Anzi, quella che è un po' spennata, perché ne avevamo solo due prima. Questa è l'altra che ha strangolato Nio, che era ormai zoppa e vecchissima. E ne abbiamo preso altre due salvate da quelle di batteria. Ah, vedi. Che poi le danno 2 euro l'una esauste. Sì. E adesso vedi, è quella e quella. Stanno ricominciando a rifare le penne, si stanno riprendendo benissimo. Magari stanno rifacendo le uova anche. Stanno rifacendo le penne e stanno benissimo. Wow, meraviglia. La natura si rigenera quando ne hai rispetto. Questa l'ho presa solo per modificarla, perché con qualche modifica trasformeremo il vetro in sabbia e ci perremo materie dure tipo il carbone e altre cose che normalmente rovinano le lame della cipolla del legno che abbiamo. Ok. Qui c'è gazebo, zona esterna, aspetta, sia estiva che invernale, ombra. Va ripresa, perché qui c'è proprio la scritta faccia mama che ci piace tanto. Quindi c'è un po' di disordine, che stavamo impacchettando piante l'altro giorno. Vabbè, sempre bello, eh. Guardate qui, faccia mamma. E lì ci sono un bel po' di aloe arborescens, che sono un portento della natura. C'è il kiwi lì. Il kiwi, questo rampicante, che si sta arrampicando sulla pergola. Altrimenti si soffre parecchio. Eh sì. Però abbiamo su uno strato così di faccia matura, ce la sta cavando. Cosa ci fai vedere adesso, qui Dani? Abbiamo un bel contrasto di specie che non dovrebbero stare qui, un abete di montagna e l'avocado in produzione. Eppure si sono acclimatati? Questo c'è da un sacco di tempo. Questo sembra proprio portarsi bene. Hanno preso la punta e se le rifaccio. Quando l'hanno trovato qui, quando hanno preso il terreno in origine, senza po'. Poi l'avocado, se guardate bene, è carico di frutti. Oh sì. Adesso vi faccio, guarda qua. Wow. L'anno scorso ne ha fatto 4 e li abbiamo mangiati tutti. È ancora piccino, e quest'anno ma ne ha promette bene. Qui c'è l'altra, cavolo nero. Qui c'è l'altra case, zucchina, cavolo. C'è la lavatrice che tra un po' si smonta. Qui c'è le panne solari da montare sul tetto. Sì, questi li monterete poi. Di che tipo sono? Monocristallini, si dice monocristallino da 310 watt. Cioè, okay. Sono da 310 pannelli, 6 kW in tutto, che abbiamo lo spazio già praticamente pronto lì sul tetto con le travi. Metto in pausa? Sì, metto in pausa, okay. Vado a vedere qua. Partito. Qui abbiamo ancora del materiale da costruzione che adesso andremo a utilizzare per fare i moduli abitativi con i pallet. Sì. Quindi faremo dei moduli spostabili costruiti con i pallet per ospitare i nuovi residenti. Qui c'è canneto. Canneto, perché avete deciso di farlo? No, questo c'è sempre stato. Ah, ok, era proprio c'è sempre stato del luogo. Quindi... Però con le canne si possono fare tante cose. Sì, a gennaio raccogli le canne e poi fa ombra, qui c'è la doccia esterna. Crea umidità, c'è la doccia esterna, clima, non è male come... Sì, qua dietro confermo, c'è una doccia, mi sono fatta stamattina una bella doccetta. La serra delle piante grasse, che è arricchita di... Che è una meraviglia, prima l'abbiamo di vista entrare, ieri altrimenti notte. Sì. Vero? Se no ci sono 1000 gradi. E qui ci sono un sacco di piante speciali. Appena arriva la pressione, così. Okay. Che Dani, bisogna sapere, non ha il pollice verde, lui ha tutte le mani e i piedi. Tutte le mani e i piedi, tutti verdi. Quindi fin da bambino mi raccontava. C'è un sacco di roba, bisogna guardarla con calma, però c'è un sacco di specie. Sì, raccontacene giusto un paio.
Queste sono meravigliose, per esempio. Sì, questi sono un cactus. Questi sono ginocalicium piantati da seme che per caso sono nati senza clorofilla. E quando succede una cosa del genere devi innestarli subito, altrimenti muoiono. Cosa prendi? Lo tagli, lo innesti su un portainnesto che gli fornirà il nutrimento. Per esempio, in questo caso il frutto del drago. E quello cresce come se fosse una pianta parassita sopra, mm-hmm, sopra l'innesto. Quindi se ne possono fare di diversi colori a culo, cioè come non è che ci sia un criterio per fare di... Per esempio questo è quello che ho fatto io da seme, è uscito un rosa evidenziatore. Sì. Lo stesso innesto si può fare anche con, per esempio questo è un astrophytum innestato su mirtillo cactus, tutti e due hanno clorofilla, così riesci a farlo crescere più velocemente. Il portale innesto fa da pompante, quindi ti riesci a recuperare 3-4 anni. Mm-mm. Per esempio questo ha 2 anni e è già in fioritura. Neanche 2 anni, un anno e mezzo. Poi vediamo cos'altro. Qui c'è un'altra varietà di frutto del drago che teniamo in serra perché è da moltiplicare. Questa è la palora, un tipo di frutto del drago incrociato con Selenicerius, che per caso è uscito. E quindi lo stiamo moltiplicando qua e c'è un fiore. Bellissimo. Questo, riusciamo a vedere un fiore di una lobivia che predilige l'ombra e la notte. È prevalentemente notturno, sì, questo è il fiore, si apre di notte, poi se c'è l'umidità giusta riesce a durare, però adesso come arriva il caldo quello si attrusce. Meraviglia comunque. Difficilmente dura 2 giorni di fila d'estate. Ci sono i Periscopsis portainnesto, la lavatrice. Quali? Ha preso Periscopsis, questi. Ecco, qua. Questi qua. Questi sono i Periscopis. È un cactus preistorico questo. Si usa come portainnesto perché ha crescita molto rapida ed è compatibile con le linfe dei cactus, della maggior parte dei cactus. Ok, ci vuoi far vedere il magazzino? Sì. Laboratorio. Sì, con la lavatrice, la luce non cade. Wow. Il fico d'India, che quest'anno ne ha parecchie, belle grosse. E il fico d'India qui prolifera. Prolifera. Di mammut. La passiflora. Ah. C'è la passiflora edulis che ne ha diverse, belle grandi quest'anno. Ancora non sono mature, quindi diventano violacee la maturazione. Sì. Adesso qui c'era un carrubo che in questo inverno è caduto. Aveva un problema alle radici, un colpo di vento. La passiflora era tutta sopra di quello, quindi adesso l'abbiamo poggiata lì, sta un po' soffrendo. Dai, possiamo vedere la chiesa, siamo vicini. Questo è il mio progetto sperimentale di coltivazione. Questa è relativamente nuova come che si porta sempre l'umido al centro, ci sono i lombrichi e poi qui c'è un terriccio che ho preparato io mischiando carbone, zeolite, pomice e diversi tipi di terriccio e poi ci ho messo un po' di piante per sperimentare. Cos'è questo rumore? La lavatrice. C'è roba storta. Avete una lavatrice regolamentare o qualcosa tutto vostro fatto a mano? No, per ora abbiamo recuperato quella. Ah, ok. Stava cambiando casa e la stava dando. Ok. C'era la lavatrice. No, perché fa un rumore prima, come se fosse... No, c'è la roba storta, cioè non so okay. Male. Qui c'è il pomodoro che sta iniziando a fare grappolini, probabilmente un ciliegino. Piante di fagioli, la zucca arrampicante che ormai è arrivata al cielo. La zucca spaghetti. Wow. E mi spiegavi, quindi basta che la apri? Sì, questa la apri, la metti in forno a 180 gradi per 40 minuti e poi gratti con la forchetta e l'interno si smonta a spaghetti, quindi aggiungi condimento e servi. Wow. Spaghetti vegetali naturali senza lavoro aggiunto. Noi facevamo quelli di zucchina, ma sono più laboriosi. Qui questa li fa naturalmente. Wow. L'interno si smonta proprio a filo. Accidenti. Avete assistito alla gag una ricetta con Daniele? Come gag? Lui è serissimo in questa cosa. Questo c'era la prima, qui ci sono un po' di attrezzi e materiale che dobbiamo poi disporre nel nuovo capanno. Troppo una colonna, sudatrice, insomma quello, un po' tutto quello che serve per fare un po' di lavoretti. Gattuccio, tagliamo qualcosa. Il guerriero Dani è pronto? C'è materiale, abbiamo portato un ferramenta che era fallito, io ho preso tutto quello che avevo. Vedo. Ricchiudo per Nio. Ricchiudo per Nio. Sì, chiedi tu. Mio è il bambino, è il figlio di Dani. C'è una rucchetta spontanea, molto buona, piccante. Sì, quella che ci hai fatto assaggiare è molto piccante. Qui c'è il nuovo capanno. Tirato su praticamente. Da fuori è un signor capanno. Sì, tutto fatto con i pallet. Un po' di materiali recuperati e
soprattutto cioè, anche i pannelli commentati del tetto li abbiamo trovati usati un buon prezzo. Mm-mm. Poi c'è la cipatrice che usiamo per triturare il legno. E questa è la macchina per fare il pellet, la presa per il pellet. Mm-mm. Con questi due c'hai la sostenibilità energetica perlomeno per l'inverno. Vero. Per il poco inverno che fa qui, perché qua l'inverno dura. Sì, quanto dura? Un paio di mesi. Un paio di mesi e gela 5 giorni all'anno, quindi poco. Io ancora dalle stile, su qua ci sono, in queste scatole gialle ci sono le batterie per i pannelli solari che andranno montate appena finiamo l'impianto. Abbiamo già qualche macchina, il compressore, un tornio, il taglio laser. C'è un po' di una pialla, c'è un po' di roba da mettere in campo appena finiamo la sistemazione degli spazi. Dimmi un po', raccontami com'è che hai fatto questa tintura nera? Ah, qui ho fatto io l'impregnante. Praticamente ho fatto una mistura di cera d'api, olio di lino, olio di frittura usato, olio bruciato e diluito con trementina. E poi l'abbiamo dato a pennello sui pallet per prolungarne di molto la durata nel tempo. E uccidere o impedire che eventuali insetti ci danneggino il legno nel tempo. Insomma, una struttura fatta per durare. Eia. Adesso abbiamo finito di pannellare qua all'interno, perché questa, uh-huh, questa è la struttura. Però avete già i cavi elettrici? Sì, abbiamo già passato l'impianto elettrico, lì stiamo già iniziando a pannellare, quello è lo scasso per il quadro. Questo è l'altro pannello pronto, qui ci sono i pannelli che dalla parte opposta sono già impregnati, mentre dalla parte interna saranno intonacati, così abbiamo l'interno bianco. Questo è già pronto da posare, questo andrà posato qui all'angolo, che abbiamo fatto il taglio a 45 per l'incastro. Un po' di difficoltà per fare il corso, però alla fine ci siamo arrangiati. Questo andrà posato qui, qui c'è già lo scasso per le prese. Ci saranno i tavoli con gli scaffali, cioè all'interno è già tutto. Questi pannelli li avete comprati? Sì, questi come. Sì. Purtroppo questi sì, ancora non possiamo costruirci pannelli del genere, però magari un giorno sarà possibile. Sicuro. No, perché all'esterno, allora, per tappare le fessure dei pallet, qui ci siamo arrangiati parecchio, perché abbiamo smontato altri pallet, mi sono costruito un attrezzo per schiodare rapidamente i pallet, poi con la sega circolare abbiamo tagliato a strisce e le abbiamo usate sia per unire le parti esterne dei pallet, perché sono sfasati rispetto alla linea di metà dei pallet, che per tappare le fessure, perché ovviamente nel pallet ti rimangono quelle fessure da 4,5 cm circa. Sì. Quindi abbiamo usato la cosa. Questa parete è ancora da finire, qui c'è parzialmente da impregnare. L'impregnante è dentro, poi ve lo facciamo usare perché ha un buon odore. Vero? Non so, anche io la citronella nell'impregnante. E questa parete è completamente finita, c'è già le scanalature antiacqua nelle tavole, così le gocce che cadono scivolano fino a terra. Internal temperature high. Sì, qua c'è. Sì? Qui c'è la zona altri cactus da frutto, mm-hmm, quelli della food, perché questi devono prendere più sole, che sono prevalentemente da deserto. C'è il Cereus peruvianus, diversi esemplari, che vedi qui ha già il frutto, mm-hmm, fa un frutto che si la chiamano la mela del deserto, fa, wow, una specie di palla arancione, che dentro il frutto è molto simile al frutto del drago, e in alcuni paesi è una delle principali risorse alimentari. Quando non cresce niente da nessuna parte, perché questo regge a siccità allucinante. Sì. Cioè puoi lasciare un pezzo per un anno a terra e continua a essere vivo e ti fa pure i fiori. E questi sono mirtillo cactus, che è un altro tipo di cactus che fa un cespuglione tipo il fico d'India e fa dei fiorellini bianchi e poi produce dei frutti simili a mirtilli che in Messico vengono venduti a cassette. Qui c'è un fico d'India che ho fatto io da seme, prima era senza spine, poi ho iniziato a tirare fuori gli spadini, però gli diamo, mm-hmm, fiducia e vediamo che frutto porta. Nel frattempo qui abbiamo nuovi bocciolini di altri fiori. Sì. Qui c'è una mela che ha preso, anche questa. Sì. Quella in fiore. Questo l'abbiamo messo da poco, questo ce l'hanno regalato perché ne hanno abbattuto uno grosso. Questa, ecco. Qui c'è una talea che pesa 60 kg che abbiamo, sì, messo a radicare. E questo è un bellissimo olivo, è un olivo selvatico? No, questo è parente del neem. Ah, l'olio di neem! Sì, parente, non è proprio il neem. Cioè, si può creare l'olio di neem. Un nome leggermente diverso, però sì, potrebbe essere. È vero, assomiglia. Anche perché non è mai stato mangiato da niente. Sì, è eccezionale come insetticida. E qualche piantina è cresciuta sola anche nel vaso. Ma non l'avevo riconosciuto, l'avevo scambiato per un olivo, penso. No, olivi, sì. No, infatti, sono tutti lì. Nel confine, olivi.
Poi abbiamo il tappeto elastico per la parte di svago. Sì. La parte di svago, ma anche di sport, se uno vuole. Sport, svago, allenamento. Sì, poi sì. I bambini, quando, perché qui abbiamo ospitato un asilo, una scuola parentale, c'erano due scuole elementari. Sì. E stiamo progettando anche di fare un asilo, quindi i bambini, quando c'è il tappeto elastico, la piscina, sono... sono felici, esatto. Ah, qui c'è, vabbè, la zona rinvasi, che l'abbiamo visto, il cipato l'abbiamo visto prima, Sì, il cipato, cioè l'abbiamo visto di là, non era questo. Non era questo? Sì, no, esatto. Questo è il cipato di aghi di pino. La cipatrice più che altro abbiamo visto. Sì, stiamo bonificando un po' la zona dagli aghi di pino, perché qua c'è il pino d'Aleppo qua che ne fa tonnellate, sono anche abbastanza lunghi. Familiare al nostro Luigi che tu hai conosciuto. Abbiamo tolto un cumulo di 2 o 3 metri cubi di aghi, li abbiamo cipati e alla fine c'è stato tutto in questo tino. E il progetto è di usarli con la pelletatrice per comprimerli in pellet per il riscaldamento invernale. Sì. Ancora ce n'è da togliere, quelli qua. Qui tra un po' ci si salta. Altro tappeto elastico, naturale. Ci sono 25 cm di aghi di pino. E poi occhio al picodino, sì. Che poi acidificano troppo il terreno e è meglio che non rimangano troppo a terra. Qui stiamo preparando, intanto abbiamo cambiato mezzo, stiamo usando il cellulare di Davi perché si era un attimo surriscaldata la macchina fotografica. Ci siamo, allora se vuoi mandare... un saluto agli amici di Zeitgeist. Ciao a tutti, venite a trovarci che qui siamo aperti, cioè, circola gente mattina e sera, ormai 7 giorni su 7 e tutti sono curiosi di vedere cosa stiamo facendo. Fantastico, sono sicura che non mancheranno di venire, anzi avevamo un sogno, quello... Grazie Dani, avevamo il sogno di organizzare uno Zeitcamp qui magari... Sono un sacco di terreni in vendita, se si possono acquistare e mettere al terreno e fare una mega cosa unica... Sarebbe un invito, sogno. Lancio l'esca. Intanto presentiamo anche Mauro. Scusami se ti ho fatto ciao Mauro. Ragazzi, aspetta che sono... porto i E Mauro è un nuovo abitante qui. Sì, praticamente ci sono da una settimana. Dai, alla grande, sì, però sei stra familiarizzato con l'ambiente. Sì. Vabbè, dai, diciamo che ho una passione per gli alberi da frutto, quindi alla grande. Solo roba che da cui si può mangiare qualcosa. Niente di meglio. Sì, infatti. Allora facciamo un bel saluto di gruppo. Ciao ragazzi, e ciao, mi raccomando, ragazzi. Venite a visitare questo posto che è veramente speciale e niente, dai, organizzeremo qualcosa insieme. Ciao. Ciao.